so che questo è un video diverso da quelli che porto solitamente sul canale, ma io e Yuri ci siamo trasferiti in una casa nuova insieme da qualche mese. Lo sapete già se mi seguite su Instagram, anzi se non lo fate ancora seguitemi, vi lascio qui sotto il link. Mi chiamo Alice Cerea, Yuri si chiama Yuri Cattaneo, ma seguite me che è meglio. By the way, anzi invitiamo il buon vecchio Yuri ad accomodarsi insieme a noi, come dai salottini. Se proprio devo, dove mi siedo? Spiegami. Spegniamo un attimo l'inquadratura e riprendiamo fra un secondo. Ok, ci siamo adesso. Grazie mille Alfred per la sedia. Che Alfred? È il nostro maggiordomo. Vabbè. Certo. Anzi no, ho un'altra aggiunta da fare a questo magico salottino, quindi aspettate ancora un secondo, si materializza un'altra cosa. Ed ecco il terzo componente della famiglia, Penny, che conoscete sicuramente già perché l'ho portata già in tantissimi video. Comunque, oggi vi faremo l'home tour della casa che mi avete chiesto in tantissimi su Instagram. Non sarà un home tour completo perché la casa è completa, l'esterno no, ma voglio farvi vedere solamente la parte natalizia. Infatti questo è un home tour natalizio. Vi mostrerò il salotto, la zona living, la cucina e la camera da letto, ovvero le cose principali della casa. E adesso direi che possiamo partire. Questa è la zona living, una delle mie preferite della casa, anzi forse in assoluto la mia preferita. L'abbiamo addobbata tantissimo, forse troppo, ma è questo che mi piace del Natale, mi piace esagerare tantissimo. Ci sono altre parti della casa spoglie, ma per questa zona della casa ho voluto appunto super esagerare. Tutto parte logicamente dall'arredamento e dai colori che si vogliono utilizzare per il Natale appunto. Per l'arredamento base, quello che rimane appunto per tutto l'anno, abbiamo scelto Eco Italiano per i divani, i tavolini e alcuni oggetti di arredamento. Il modello che abbiamo di divano mi piace tantissimo, è ad angolo, è grigio ed è comodissimo. Inoltre ha i piedini in metallo ed è sollevato da terra, di molto ci passa sotto anche Penny. Potete capire, ed è molto comodo perché appunto non si accumulano stati strati di polvere e anche una pigra come me riesce a pulirlo comodamente tutti i giorni. Altri pezzi di arredamento che vi farò vedere, che vi ho già fatto vedere su Instagram di Eco Italiano, sono questa poltrona girevole che io uso spesso e volentieri per scrivere al PC, ma anche per girare comodamente senza alcun senso e per dondolarmi come le nonnine. E il caminetto è una cosa davvero super super cute. Questa non è di Eco Italiano, l'ho trovato forse su Amazon, era in sconto e lo utilizzo anche in estate perché posso accendere la fiamma e mi sembra che sia Natale. Per rendere l'ambiente più accogliente abbiamo deciso di aggiungere al divano alcuni dettagli. I dettagli Eco Italiano sono i tre cuscini, due in fantasia come la poltrona e uno grigio come il divano. Personalmente ho aggiunto per il Natale ancora due coperte che vedete là dietro, dove ci sono i migliori, e altri due cuscini super morbidosi bianchi che tengo per la stagione invernale ma anche per l'estate se ho voglia di una coccola in più. Ora passiamo all'albero, che è sicuramente la parte più importante del Natale. Ho scelto un albero tra i più alti che potevano entrare in casa mia, anche se io avrei voluto qualcosa alto 5-6 metri, ma non potevo perché il soffitto non me lo permetteva, ma sarebbe stato bello per le foto. Il massimo che potevo prendere era un albero di 2,20 m, quindi ho scelto per un albero di 2,20 m. L'ho scelto con le punte leggermente innevate in modo che mi sembri di essere in montagna e l'ho addobbato nei colori del bianco e dell'oro con degli inserti naturali in color legno. Ve li faccio vedere magari nel dettaglio anche nelle stories di Instagram così riuscite a vederli meglio. Ho scelto di addobbare l'albero con cose molto molto low cost, vi lascio qui sotto tutti i link, li trovate su Amazon e l'intero albero l'ho pagato non più di 150 euro compresi gli addobbi, quindi è un buon affare. Altro dettaglio riguardante l'albero che volevo sin da bambina, che mia mamma non so perché non l'ha mai messo, ma forse perché da bambina non avevo mai immaginato di poterlo mettere, pensavo fosse solo una cosa presente nei cartoni, è il trenino sotto l'albero che credo che ora Yuri stia accendendo, visto il rumore.
circolare che appunto gira intorno all'albero, è bellissimo, è molto molto scenografico, l'ho abbinato ad un giro albero, credo si chiami così, una tovaglietta in peluche bianco che trovate anche da Ikea ma anche su Amazon, e ho abbinato anche dei regalini da posizionare sotto l'albero che però sono vuoti perché li ho già aperti, anche se non è ancora Natale. Ultimo dettaglio della zona living che appunto amo è il caminetto, ve ne ho parlato prima, non vi ho detto che per la stagione invernale ho deciso di aggiungere delle calze, ne ho scelte tre che abbiamo comprato se non sbaglio da Tiger, sono tre perché ci siamo io, Yuri e ovviamente Penny. Quella che riceverà più regali sarò ovviamente io, non so chi riempirà le calze. Ne sei sicura? Sì. Direi bene. Qualcuno prima o poi le riempirà, anche se temo che cadranno dal camino perché non sono fissate molto bene, perché ci ho pensato io e non... Sono un ingegnere. Per il camino ho scelto poi un finto ramo in pino, io in realtà volevo utilizzare dei rami di pino veri, ma lui me l'ha vietato perché sostiene che la resina e gli animali che ci vivono sopra non siano favorevoli all'ambiente domestico, ma ho ancora qualche riserva, fatemi comunque sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. In più delle candeline super cute che si autoaccendono con un telecomando, sono a LED quindi non c'è il pericolo che scoppi un incendio in casa. Inoltre l'angolo high tech dove ci sta la PlayStation, il film e la zona diciamo divertimento l'ho abbellita con un mega pupazzo che sta con me da credo 10 anni, era nella mia cameretta dei miei genitori, l'ho portato con me. Mi ho messo un super cappello da Babbo Natale e in più il calendario dell'avvento che per quest'anno non contiene cioccolata, ma comunque ne ho comprato uno di cioccolata aperto a parte che ho mangiato tutto per il dicembre, by the way, anche tu, quello di Transformers, cos'era? Devo testare se era buono. Vabbè. Un calendario dell'Avvento Beauty di Looks Fantastic, lo trovate online, cioè ormai è inutile comprarlo, però lo trovate su questo shop beauty, tantissimi prodotti beauty super carini, economici e davvero davvero molto di qualità. Ok, questo è il posto dove passo pochissima parte della giornata perché in realtà ordino spesso la pizza. By the way, mi piace cucinare e ho imparato a fare il ragù, qui spero non uccida nessuno. Questo non c'entra niente con il Natale, ho addobbato fantasticamente con un solo cesso di pigne e adesso passiamo a un'altra zona della casa che forse è meglio. Il bancone che sta di fronte alla cucina che avete visto precedentemente e il tavolo da pranzo. Io e Yuri solitamente mangiamo su questo bancone, anzi adesso lo aggiungerò magicamente con un... Sì, chi mi cerca? Mangiamo solitamente a questo bancone, in realtà l'avevamo comprato. Mangiamo solo il questo tavolo della cucina, molto bello, adatto alla cucina stessa, comodissimo con le sedie imbottite, allungabile, tutti... Chi più ne ha più ne metta. L'abbiamo usato per 5-6 volte e ci siamo accorti che era troppo lontano dalla cucina e che non ancora era più comodo perché c'erano 3 passi da fare in meno. A dire la verità è che il tavolo è pieno di roba sua e quindi ci vuole un tir per svuotarlo, allora mangiamo. Quindi abbiamo deciso di mangiare quasi sempre, qui mangiamo sul tavolo nelle occasioni importanti quando abbiamo degli ospiti. Io intanto vuoi gradire una tazza di niente, che però fa molta scena. Niente? Veramente? Cioè neanche l'acqua ci ha messo! Anzi, forse la scambierà perché ha più bianco si fatto di più a mio look. E dicevo... Niente! Ci ha messo niente neanche qua! Non laccio. Ah, scusa se non laccio. Ora mi lasci parlare? Scusa, anzi aggiungiamo anche Penny perché se la sentite in sottofondo continua a miagolare. E ora che ci siamo tutti possiamo continuare. La zona living è composta dalla zona living appunto che avete visto prima, quella dove c'è il divano, il caminetto e la zona relax, e c'è anche la zona pranzo e cena dove ci sono appunto la cucina e la zona tavolo che è il solito grafico perché non ci mangia nessuno. Abbiamo deciso di addobbare questa zona utilizzando un vaso di rose di Natale. Rose. Le chiamo
case di Natale, ma si chiamano stelle di Natale. Ovviamente queste sono finte perché non so tenere alcun fiore. Le trovate da IKEA, credo, a 1 euro, sono molto economiche. Il tavolo invece l'ho addobbato con un runner, non so come si chiama in italiano, l'ho trovato da Primark, che è molto carino perché è double face, è una striscia tartana e una striscia rossa. Io ho optato per il rosso perché era molto più vivo, il tartana è un po' più scuretto. Al centro ho messo un centro tavola che abbiamo trovato da Iper e... sì, è vero. E ci sono anche dei carinissimi vasetti pieni di, vediamo se ti ricordi come si chiama, aspetta, sono fiori, non è purpurri? Esatto, pieni di purpurri, che sono i fiori secchi che profumano, sono entrambi di IKEA, sia i fiori che il vaso, che li ho pagati in tutto 2 euro, quindi sono un ottimo affare, non profumano troppo, quindi vanno bene anche in cucina. Inoltre nella zona living, nella parte dove viviamo praticamente, abbiamo anche una trave centrale in alto che ha messo di fare mobiletto con un'inquadratura che non cade, che abbiamo riempito grazie ad una mia fantastica idea di lucine con il filo di rame, e le abbiamo scelte con una luce calda perché si abbinavano perfettamente all'albero e altre luci che abbiamo messo in casa. Altri dettagli di questa casa che ancora non vi ho svelato sono la ghirlanda che abbiamo posizionato sopra la cucina, sempre con le lucine, molto carina, è minimal diciamo e non può mancare. Posizionato. No, lei parla sempre a io ho fatto, ma il cantiere lo faccio io e lei. Inoltre in questa zona abbiamo 3 Kallax, 2 dei quali sono da 4x2, il modello classico nero. Se non sapete cosa sono i Kallax, ma mi sembra strano perché è un po' come dire mela, pera, qualsiasi cosa. Banana. Non dovrete sapere cos'è un Kallax. È un mobile... Gatto? Lo sa anche lei. È un mobile top, diciamo, di IKEA. È super venduto, infatti sono quelli sempre di tutti gli accessori inerenti. E noi abbiamo praticamente tappezzato la casa di questi mobiletti perché ci piacciono molto e hanno questo contenuto. By the way, abbiamo deciso di addobbarli per Natale. Abbiamo messo dei quadri sopra, sono di disegno i quadri, a parte un che è di IKEA, e abbiamo messo dei piccoli addobbi trovati qua e là. Inoltre, a casa nostra non mancano mai dolci, quindi c'è un piccolo vassoietto che in realtà è enorme, in entrata pieno di cioccolati, ma tutti i cassetti di tutti i Kallax sono completamente colmi di caramelle. E con i regali di Natale la situazione non può che peggiorare. Last but not least, abbiamo tantissimi pupazzi dispersi per la casa. Dispersi? Sì, ho deciso di dispersi. Di unire disseminati e cosparsi. Non esiste neanche cosparsi. Abbiamo una serie di pupazzi disseminati per casa, sono pupazzi alcuni di Natale, alcuni per bambini che abbiamo camuffato da... Beh, ci stavano. Ma in realtà li compriamo appunto perché ci piacciono i pupazzi, non perché abbiamo bambini o cose simili o perché ce li hanno regalati. Ci piacciono e basta. Abbiamo il mio preferito e l'ultima new entry, che è Olaf, direttamente da Disney, che abbiamo pagato un capitale. Credo che sia uno dei pupazzi più costosi ever. Inoltre abbiamo una renna carinissima che in realtà viene venduta come un alce, ma secondo me una renna di IKEA. È un'alce. Abbiamo inoltre tutta una serie di pupazzini super cute che abbiamo trovato da Primark al costo di 15 euro, a parte uno che costava 7, e sono carinissimi, ve li super super consiglio, anche perché hanno le gambe allungabili e potete posizionarli praticamente dove volete. Ed eccoci arrivati all'ultima stanza della casa, l'ho lasciata per ultimo perché era più piccola, la più intima, la più basic, perché amo dormire in un posto tranquillo, senza troppi marmagli, senza iuri che saltano sul letto e buttano in aria tutto e cose varie. Quindi ho deciso di lasciare questa stanza anche addobbata per Natale il più minimal possibile. Ho solo aggiunto nell'angolo che vedete da dietro un albero, l'ho scelto bianco, ho aggiunto delle luci che non sono calde come quelle del piano living, ma sono fredde, tendenti quindi all'azzurro,
palmine di Natale sono in tutto 20, quindi davvero molto molto poche rispetto all'altro albero azzurre, perché è il mio colore preferito, è il colore che mi ricorda il mare, l'acqua e la tranquillità in genere, mi porta a pensieri felici. Inoltre alla base dell'albero, visto che era un po' basso rispetto a ciò che volevo e non c'era quella misura media che non toccasse il soffitto, ho deciso di aggiungere una base che in realtà è una scatola rovesciata, alla quale ho aggiunto, per coprirla appunto, un tappetino classico di Ikea, quelli pelosi, non quelli che costano troppo, ma gli altri, quelli ultra sintetici, e quel pippottino che io vi ho fatto vedere, che trovate ancora da Primark, come quelli che avete visto nella zona. È l'amico di Ben. Per quanto riguarda i dettagli dell'albero che trovate in camera, ho trovato anche questo su Amazon, ho acquistato davvero il più economico e quello con il maggior rapporto qualità-prezzo. È bianco, è alto circa 1,30 m, vi lascio il link qui sotto. È molto valido perché l'ho pagato qualcosa tipo 20 euro, pensavo che fossero davvero due rami e basta, invece no, è molto molto carino e con le giuste decorazioni può diventare un albero molto importante da mettere anche in una zona di... Cosa stai facendo? Creavo intimità. Passiamo adesso all'altra piccola decorazione per rendere la camera da letto più natalosa, comunque insomma non l'ho proprio inventata. By the way, ho deciso di aggiungere un tocco di Natale anche al letto utilizzando un piumone, anzi un coppio piumino e appunto un set matrimoniale a tema Natale. L'ho trovato anche questo su Amazon, vi lascio il link. And that's all! Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa nuova tipologia di video vi faccia piacere, anzi se vi sono utili o se vi piace semplicemente guardarvi per passare il tempo, lasciatemi un commento qui sotto e un like al raggiungimento dei 100 like, stiamo sul basso perché voglio assolutamente farlo. Farò un altro home tour completo, magari senza il Natale, quindi sarà più normale. Vi ringrazio ancora tantissimo per aver speso del tempo con noi, noi ci vediamo alla prossima puntata come sempre tutti i mercoledì, anche se questa settimana, visto che è Natale, salterà. È meno Natale. Oggi è la vigilia di Natale, quindi buon Natale, tanto a tutti. Vi facciamo i nostri migliori auguri, un buon Natale, un felice anno nuovo, ci vedremo tutti i giorni sui social, nelle stories. E niente, hai qualcos'altro da dichiarare? Casa nostra non è sempre così, per fortuna. Anche se mi piacerebbe. Buon Natale e alla prossima!